Nella prossima season di Fortnite ci saranno due mappe. Per scoprire il perché dico questo, mi raccomando ragazzi, guardate il video fino alla fine. Ma direi che per parlare ragazzi è meglio avviarci una bella partita in colpo secco. Boom, succhiamolo. Sta un altro qua, ok. Abbiamo pulito la piazza, sì ragazzi, possiamo parlare. Ok, adesso possiamo parlare seriamente, iniziando dalla teoria che ho pubblicato un mesetto fa su TikTok. Questa teoria partiva dal boost della battaglia che Iron Man stava progettando su di una lavagna alle Stark Industries. Pumba ragazzi! Questo boost adesso, come sapete, è stato aggiunto in gioco e il 7 novembre, che sarebbe oggi per voi, invece domani per me, verrà ulteriormente potenziato. Madonna mia ragazzi! Già 5 kill. Dicevo, questo boost dovrebbe sfruttare il buco nero creatosi con l'evento finale del capitolo 1. Mamma mia ragazzi, sfondato il calciatore. E il boost riuscirà a sfruttare il buco nero ragazzi, perché questo buco nero non è un buco nero, bensì è un wormhole. Ma che marico, cos'è un wormhole? Ottima domanda ragazzi. Un wormhole è sempre un buco nero, ma è un buco nero speciale. Infatti se attraversato ragazzi si riesce a passare da una parte all'altra dell'universo. Ok, prima che mi ammazzano scendiamo a terra. E quindi sì ragazzi, questo... Porca puttana. Dicevo ragazzi, questo wormhole permetterà di collegare il boost della battaglia sia alla vecchia mappa sia alla nuova. E quindi in una partita scenderemo in Atena e nell'altra Apollo. Atena è la mappa vecchia, Apollo invece è la mappa che stiamo giocando in questo capitolo. Oppure ragazzi le mappe saranno a rotation, ovvero per 2 ore la vecchia mappa, per 2 ore la nuova mappa e così via. Poi ovviamente questo ragazzi sarà scelto solamente dalla Epic. Boom! Muori. E come dicevo prima ragazzi, questo wormhole è stato creato dall'esplosione della palla di energia che trova al lago del bottino nel capitolo 1. E questa palla di energia ragazzi si chiamava Nexus. Che per chi non lo sapesse, questo ragazzo è stato sfondato male. Per chi non lo sapesse, il Nexus vuol dire una connessione tra due o più cose. E come dire, si ritorna un'altra volta nel tema di connettere due cose. Mi è seguito fin qui. Aprire una cesta in colpo secco, ma sei stupido. Dicevo ragazzi, Nexus è anche il nome di questa season. Alcuni di voi giustamente staranno dicendo: la connessione tra le due cose è l'universo Marvel con quello di Fortnite. Beh, avete ragione. Però la connessione non può essere solamente tra l'universo Marvel e quello di Fortnite, ma potrebbe essere anche la connessione tra la vecchia mappa e quella nuova. E a rafforzare questa teoria ragazzi c'è anche il tweet di Donald Mustard, dove dice che tutto è connesso. E la parte del tutto è evidenziata, quindi... Ma succhiamolo, distrutto. Quindi vuole far intendere una connessione non solo tra la Marvel e Fortnite, ma tra tutto l'universo di questo gioco. Però ragazzi c'è un però, c'è un altro tweet. Zero point. Where the zero point kind of reorganized all the matter around the island and kind of created this new island. And that's the... C'è un altro tweet dove Donald Mustard, che per chi non lo sapesse è uno degli sviluppatori più importanti di Fortnite, parla che questa non sarà la prima grande collaborazione con la Marvel. Quindi la vecchia mappa potrebbe tornare, ma con qualche modifica a tema supereroi. Che sinceramente a me dispiacerebbe un po'. Boom ragazzi, che shot, nasty proprio. Perché io preferivo effettivamente la storyline vecchia e originale del Fortnite. Però ragazzi, la connessione tra le due mappe l'abbiamo avuta fin dalla season 1. Perché alcuni posti come Corso, Borgo o Parco non se ne sono mai andati, ma sono rimasti anche se con alcune modifiche. Boom, sfondato. Ok, ritorniamo al discorso di prima ragazzi. Questi posti sono rimasti con alcune modifiche, ma sono sempre rimasti nella nuova mappa e spingono ancora di più a pensare a una futura connessione tra Atena e Apollo. Ma adesso ragazzi passiamo alla parte importante di questa teoria, ovvero l'aggiunta delle skin default. Boom, mamma mia, sfondato, dammi tutto il loot. Perché queste skin sono state aggiunte pochi giorni fa, quasi a coincidere con la vecchia fine di questa season. Quindi potrebbero aver allungato la season solamente per dare il tempo di vendere queste skin e aggiungere qualche altro indizio sul ritorno della vecchia mappa. Perché non solo sono ritornate semplicemente le vecchie skin, sono tornate nello shop solo ad alcune persone, però non so il perché sinceramente, con uno sfondo che richiama il background della lobby della season 1. Boom! Non ti permettere mai più a eliminarmi, ok Brandon?
Questo potrebbe essere un ulteriore indizio. E più ragazzi, nell'ultimo aggiornamento è stata aggiunta una missione che ci dice di visitare tutti i luoghi della mappa. E questa missione è stata aggiunta poco prima dell'evento più grande della storia di Fortnite. Questo ragazzi sarà l'evento di Galactus, che inoltre a inizio partita è facilmente visibile nel cielo della mappa. E come alcuni di voi sapranno ragazzi, Galactus è il divoratore di mondi. Quindi se riesce a divorarsi un mondo intero, come io mi sono divorato questo idiota qua, credo che per lui sarà facile divorarsi una semplice isola. Boom ragazzi, e si troppano le 10 bombe. Chissà se riusciremo anche a vincere questa partita. Ma adesso torniamo alla teoria. Galactus ovviamente non sarà libero di mangiarsi tutta l'isola, perché dovrà essere fermato dai vari eroi che abbiamo avuto in questo pass battaglia. E tra questi eroi c'è Iron Man, che potrebbe aver capito in anticipo che la battaglia contro Galactus, la battaglia fisica, è ormai una perdita di tempo, e quindi ha progettato questo boost capace di muoversi nell'universo. Perché ormai sappiamo per certo che Iron Man è capace di muovere vari pezzi di terra da un universo all'altro. Infatti ha mosso una parte di New York e l'ha messa nell'isola di Fortnite. Quindi nulla nega che possa muovere quest'isola in un'altra parte dell'universo e poi usare il boost della battaglia per poter tornare nella nuova isola mossa e nella vecchia isola del capitolo 1. Uff ragazzi, no, ce ne sta un altro. Ok dai, dai, voglio vincere questa partita ragazzi. 13. 2 seconds later. Vabbè ragazzi, non siamo riusciti a vincere la partita. Come ultima cosa ragazzi, volevo solamente aggiungere che questo tipo è veramente morto. No, a parte gli scherzi, volevo solamente aggiungere che anche la musica di inizio capitolo 1, quella che partiva con la nostra prima uscita dal bus della battaglia, è stata aggiunta alla radio di Fortnite. E questo è un ulteriore indizio che ci fa ricordare l'inizio del capitolo 2 e la fine del capitolo 1. Boom, un'altra kill. Ragazzi, ovviamente se avete una vostra teoria o qualcosa da aggiungere a questa, potete dirmelo nei commenti. E ragazzi, se questa teoria vi è piaciuta, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye.